sul canale di Mangiapagine. Oggi vi propongo le mie letture preferite dell'ultimo periodo. Allora, incominciamo subito. Il primo libro che voglio mostrarvi è di David Levithan ed è Ogni giorno. Ogni giorno è un romanzo che racconta la storia di A. A è una non è una persona, è un'anima. Un'anima che si sveglia ogni giorno in un corpo diverso. È un'anima che si accontenta della vita che ha, forse perché non ha mai conosciuto qualcosa di diverso, un'esistenza diversa. Fino a quando incontra Rhiannon. Rhiannon è la ragazza di un ragazzino entro il cui corpo A si trova a convivere per una giornata. Rhiannon fa totalmente impazzire A e lo sconvolge a tal punto che ogni giorno lui si sveglierà sempre in un corpo diverso, ma penserà sempre a Rhiannon. È il romanzo, secondo me, ogni giorno dell'accettazione e della rinuncia e del sacrificio, sia per amore che per comunque un sentimento forte e profondo tra una donna ed un uomo. Consigliatissimo. Il secondo romanzo che voglio mostrarvi, che ho amato tantissimo, per me questa è la seconda lettura di questo libro e sto parlando dell'Ombra del Vento di Carlos Ruiz Zafón. Ecco, i miei post-it segnalano il fatto che io abbia amato per la seconda volta questo romanzo. Questo è un libro che ho avuto voglia di rileggere grazie al consiglio di un amico, anche perché un giorno mi raccontava appunto che era il suo libro preferito. Ho voluto riprenderlo in mano, siamo nella Barcellona degli anni 40 e qui troviamo fin dalle prime pagine Daniel, un ragazzino che grazie al lavoro del proprio padre, che era un libraio, appunto conosce e entra per la prima volta nel cimitero dei libri dimenticati. In questo palazzo zeppo, ricco di corridoi, altrettanto zeppi e pieni di libri, sceglie di adottare anch'esso un romanzo e uno scrittore. Stiamo parlando di Julian Carà e il suo L'ombra del vento. Da questa scelta, anzi questa scelta, determinerà il futuro di Daniel stesso. Daniel, fortunatamente grazie a Julian Carà, entrerà in un limbo che segnerà praticamente tutta la sua vita. Daniel svolgerà un'indagine sia sulla figura dello scrittore Julian Carà sia sul romanzo stesso L'ombra del vento e durante questa indagine incontrerà personaggi pazzeschi. Le tematiche che racchiude L'ombra del vento sono le più disparate. Qui troviamo l'amicizia quella vera, il legame familiare molto forte, molto profondo tra Daniel che il padre. E ancora troviamo l'amore che è sognato, desiderato, bramato e solamente tornando con i piedi per terra Daniel riuscirà a viverlo davvero. È un romanzo anche del mistero, i toni gotici si sprecano. Carà infatti è circondato da un alone di incertezza, di insicurezza, di mistero appunto. I personaggi sono favolosi e sono stata contenta di averlo riletto perché l'avevo dimenticato la sua bellezza, avevo dimenticato anche la sua malinconia, è un romanzo malinconico. Anche questo terzo romanzo che vi voglio presentare in realtà è un racconto lungo, o meglio ancora, un monologo. Per me è la terza volta che lo leggo. Sto parlando di Alessandro Baricco con 900, un monologo. Ho voluto rileggerlo perché ultimamente stanno ritrasmettendo molto spesso il film che è stato tratto da questo monologo, che è appunto La leggenda del pianista sull'oceano. Penso che lo conoscano tutti questo breve libretto. Parla appunto di 900, un orfano che è nato e cresciuto sul Virginian, che era una nave da crociera praticamente. È un romanzo che parla di musica che è inclassificabile, è indescrivibile, è jazz
parla di questo personaggio mistico quasi o comunque divino perché è l'uomo che ha imparato quasi per caso, quasi come se l'avesse nel DNA, la capacità di suonare il pianoforte immensamente bene e ha la capacità, oltretutto 900, di viaggiare mentre suona e di conoscere il mondo nonostante lui non metta mai giù, mai piede giù dalla nave, dal Virginian. È un libro che fonde meravigliosamente, secondo me, l'onirico e il reale. Almeno una volta bisogna leggerlo, bisogna conoscere 900 e bisogna conoscere ciò che significa vera amicizia, perché in queste poche pagine ritroviamo anche questo tema. Quindi consigliatissimo. E guardatevi davvero anche il film che ne è stato tratto. È parecchio lungo, ma gli attori sono magistrali. Anche solo per la scena in cui 900 appunto suona nella terza classe del Virginian e per diciamo, la grande sfida con il più grande jazzista di tutti i tempi. Del prossimo romanzo che vi presento, e così come anche per Ogni giorno di David Levithan, trovate comunque le recensioni già pubblicate sul sito di Mangiapagine. Comunque qui sotto vi lascio tutti i link. Il prossimo romanzo, appunto, è La misura della felicità di Gabriel Zevin, non so come si pronunci. È un romanzo delizioso, scoperto un po' per caso perché l'ha acquistato appunto casualmente Veronica. È la storia di Ajay, un libraio che ha perso la sua voglia di vivere e ha perso lo scopo principale del suo lavoro, ovvero quello di trasmettere cultura e voglia di leggere a chi appunto si appresta a fare un giro nella sua libreria. Riesce a riconquistare il piacere del suo lavoro grazie ad un, e la voglia di vivere grazie ad un fagottino che viene abbandonato un giorno nella sua libreria. Il nome di questo fagottino è Maya, e un'altra persona che riuscirà a sconvolgere l'esistenza di Ajay è Amelia, che è una rappresentante di una casa editrice molto piccola che si presenta un giorno in libreria per proporre appunto nuovi volumi da poter vendere. È un romanzo in cui troviamo fondamentalmente la felicità, troviamo l'amore, troviamo anche il mistero che racchiude appunto lo stesso fagottino Maya di cui vi parlavo prima. È un romanzo dolce, viene trattato, viene narrato anche con uno stile molto, molto delicato, molto frizzante anche, devo dire la verità. Ed è uno di quei romanzi proprio che si leggono per piacere, per staccare la testa, magari dalle ansie di tutta la giornata, di tutta la settimana, quindi è consigliatissimo. E poi, oltretutto, questo romanzo contiene tantissimi consigli, libreschi, letterari, perché ogni capitolo si apre appunto con una lettera di Ajay a Maya. Nella quale appunto consiglia sempre un libro diverso e in particolare mi piaceva consigliare sia i racconti di Frances Scott Fitzgerald sia La bambina che salvava i libri, che sono due dei miei romanzi forse preferiti. Il prossimo romanzo è una grande conquista secondo me per Mangiapagine perché segna la prima collaborazione con una delle case editrici che io e Veronica apprezziamo maggiormente nel panorama italiano, che è l'Iperborea. E sto parlando in particolare di Tommy Biringa, perdonate la pronuncia, Una moglie giovane e bella. È un romanzo appunto che ci è stato inviato direttamente dalla casa editrice per poterlo leggere e recensire. Di questo romanzo trovate comunque appunto il link qui sotto della recensione che ho già pubblicato. Questo secondo me è il romanzo della sofferenza. I personaggi sono Edward, che è un virologo di fama internazionale, mondiale addirittura. Che ha sempre vissuto la propria vita finalizzata e incentrata sul lavoro e perennemente insoddisfatto. È quello che mi piace definire, come dice Veringa stesso, è un collezionista di prime volte, fino a quando non incrocia lo sguardo con una donna, una ragazza molto più giovane di lui. Un giorno, mentre sorseggiava un caffè, pa gli passa davanti questa ragazza in bicicletta che è appunto Ruth. Con Ruth scoppia l'amore, scoppia in realtà la passione sfrenata
e arrivano appunto a convolare giuste nozze. È un romanzo della sofferenza perché in realtà l'amore che troviamo in Un amore giovane e bella è un amore che consuma, un amore che deve darsi fino alla fine. È un amore che viene anche sottratto ad Edward con l'arrivo non tanto di un uomo, un altro uomo o un'altra amante, ma con l'arrivo di un bambino, appunto. È molto bello, io penso di consigliarlo a tutti. Da quando l'ho letto lo sto consigliando a tutti, quindi, e vi rimando ancora una volta alla recensione. L'ultimo romanzo che voglio presentarvi è un romanzo che potrebbe sembrare fanciullesco, forse quasi infantile. In realtà io lo definisco quasi un graphic novel. Barra romanzo di formazione per chi bambino, ragazzino non lo è più. Vi sto parlando di Patrick Ness, 7 minuti dopo la mezzanotte, di questa bellissima edizione Mondadori, tra l'altro. Ho detto che è un graphic novel, almeno lo definisco graphic novel perché abbiamo tavole del genere frammentate appunto dalle parole scritte, quindi penso si possa definire in questa maniera. Qui ritroviamo Connor, che è un ragazzino, un tredicenne, un ragazzino che io definisco coraggioso all'inverosimile. Coraggioso perché sta affrontando da solo la malattia terminale della madre. Coraggioso perché ogni notte lui non sogna più, ma fa solo un grande, pauroso incubo. Coraggioso per la terza volta perché di notte, 7 minuti appunto dopo la mezzanotte, viene a trovarlo un mostro un po' particolare. Ecco, questa figura del mostro mi ha ricordato tantissimo gli spiriti del Natale, del canto di Natale di Charles Dickens. Perché anche questo mostro, durante il racconto, durante la narrazione, anzi, racconta tre storie a Connor, attendendo che sia lui finalmente a raccontare la quarta, che forse è la più difficile, la verità, che nessuno è mai pronto ad affrontare, soprattutto perché è una verità che scardina i sentimenti dello stesso ragazzino. E il mostro è una figura molto importante per la vita di Connor. Quel personaggio che è capace di renderlo invisibile agli occhi degli altri. Ripeto, per me è stato un romanzo che ho divorato in una notte e un viaggio in tram la mattina dopo. È un romanzo che mi ha straziato, mi ha dilaniato. Ed è quel romanzo che ci fa capire quanto possa essere difficile fare i conti con noi stessi e con la realtà che ci circonda. E con questo io vi saluto e spero di avervi piacevolmente intrattenuto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!